Beh, sicuramente sono molto, molto contento di essere tornato qui a Bari. E sono molto motivato e carico per fare una grande stagione sia personale che soprattutto di squadra. E cambia qualcosa arrivare a gennaio piuttosto che iniziare dall'inizio il campionato? Beh, anche l'anno scorso sono arrivato un po' tardi, però comunque sono arrivato all'inizio della stagione, diciamo. Quindi cambia sicuramente fare il ritiro, conoscere bene la squadra, i compagni nuovi e ritrovare i compagni vecchi, quindi sotto quel punto di vista è sicuramente una cosa migliore. Sull'impostazione della manovra ti sta chiedendo qualcosa di diverso adesso rispetto al passato allenatore? Beh, stiamo lavorando molto sull'impostazione del gioco, sia da dietro, e quindi sono cose su cui lavoreremo molto, immagino, con il nuovo allenatore. Elio, cosa ti aspetti da questo campionato, una stagione che inizia con un nuovo allenatore, con una squadra veramente molto rivoluzionata? Cosa ti aspetti da questo? Beh, sicuramente sarà un campionato difficile, come ogni anno, d'altronde. Mi aspetto e spero di arrivarci nel migliore dei modi e spero che riusciremo a seguire le idee del mister e a compattarci per bene per arrivare nel migliore dei modi alla prima di campionato. Hai notato già delle differenze rispetto al lavoro prima di Sellone e poi di Colantuono in questi primi giorni di ritiro? Ma ancora è presto per dirlo, il mister sta cercando di darci delle idee, dobbiamo ancora metabolizzarle bene, quindi è ancora presto per dire o fare termini di paragone, insomma. Ti aspettavi che Roma ti testasse quest'anno? Ma Visto pensavo. che la recessione delle porte d'altrata comunque stanno cambiando un No, po' non è una cosa a cui ho pensato. Il mio obiettivo era comunque riandare subito in prestito, comunque in una realtà in cui potessi mettermi in gioco, insomma. Scalera 98, tu giovane, c'è anche Masi che è un 92, una difesa che si è un po' ringiovanita, ti candidi anche come leader del reparto arretrato? Ti senti pronto a essere? Beh, leader, vabbè, abbiamo anche tanti altri giocatori, lo stesso Moras, Dennis, che possono darci una mano sotto quel punto di vista di leadership, sia come età che come esperienza. Quindi sì, ci siamo ringiovaniti magari, ma cambia poco, insomma, dai. Cercate di non sbagliare, ma abbiate il coraggio di provarci. Questo è un po' il mantra di questi primi giorni di ritiro, che forse sintetizza anche la filosofia calcistica di Fabio Grosso. Quanto ti stimola questo principio? No, mi piace molto e speriamo di, come posso dire, di renderlo nostro il prima possibile. Cosa significa il coraggio di osare per te, no? Anche proiettandoti verso questo prossimo campionato? Ma di provare a fare, diciamo, la miglior stagione singolarmente per tutti i giocatori, nel senso provare a dare tutti il massimo per arrivare a un obiettivo comune. Soprattutto ci sono da cancellare quegli ultimi 2 mesi di campionato, no? Che rimangono ancora una macchia. Beh, quelli sono passati, insomma, quindi non. Però per te, tu che sei reduce, tipo, cioè, ci sono ripartito con un altro passo, ovviamente negli occhi dei tifosi è ancora vivo quel ricordo di quel pari comunque deluso.
Beh sì, sicuramente c'è da migliorare. Sono tornato apposta perché penso che si possa fare solo meglio rispetto alla scorsa stagione. Qual è la miglior partita di Capradossi la scorsa stagione, quella dalla quale vorresti ripartire? La miglior partita di Capradossi? Non saprei, posso dirti che forse la miglior partita di squadra che abbiamo fatto l'anno scorso sia stata quella col Benevento fuori casa, che mi viene in mente come squadra. La mia in particolare, non so, dimmela tu. Faccio l'interrogare a questa domanda. Domani invece si torna a giocare, cioè è bello affrontare una squadra di alto. Sì, Diciamo è che se andate bello. bene, domani si va già sul serio. Sì, sicuramente sarà una bella prova, anche se è un periodo di ritiro sia per noi che per loro, però sicuramente sarà una prova importante, Davanti un bel numero di tifosi, ci sembra di capire. dai. Davanti Un cosa bel non numero di tifosi ci sembra di capire, già c'è fermento da parte della tifoseria, vengono a seguire qui a 1.000 km di distanza. Sì, ci saranno? Beh, sicuramente è una cosa che può far solo piacere, insomma, che ci seguono. Secondo te che cosa ci sarà alla fine di agosto, ad appena di essere ancora? Allora. No, non me lo sono chiesto, però penso che la nostra tifoseria sia comunque un'arma in più, nel senso dovremmo essere bravi noi durante la stagione a portarceli dietro, insomma. Quindi speriamo che già dall'inizio L'avvio che sarà sia. molto importante da questo punto di vista. Iniziare col piede giusto per voi sarà Ma sì, quasi come penso sia cambiare importante per tutte le squadre, però ci proveremo, insomma, lavoriamo qua per questo, quindi proveremo in tutti i modi a creare entusiasmo sia tra di noi che soprattutto coi tifosi. Elio, è chiaro che si apre una pagina nuova, no? È il capitolo della storia del Bari, anzi un nuovo capitolo, però non voglio rimandare il passato, però ti chiedo, dopo un bel po' di tempo, a mente fredda, lucida, ti sei dato una spiegazione razionale di quegli ultimi 2 mesi di campionato che ancora creano molto malumore nel giornalista del collega e che probabilmente potrebbero condizionare anche, insomma, la vicinanza dei tifosi a me negli ultimi tempi nei vostri confronti? Guarda, Con obiettività, magari. per me sinceramente sono passati, nel senso non è stato un bel periodo, ma è passato e bisogna superarlo, nel senso ci stanno nuovi giocatori, una nuova stagione, un nuovo tutto, un nuovo allenatore, un nuovo tutto, quindi quello che è stato, mi dispiace in primis a me che siano andati così quegli ultimi 2 mesi perché penso potevamo far meglio, però non so darti una spiegazione obiettiva su quello che è successo o quello che poteva essere stato se. Quindi sono passati, adesso si pensa a domani, alla nuova stagione. L'ultima domanda. Elio, c'è un po' di dispiacere a livello personale per non essere stato protagonista quest'estate in maglia azzurra né nel Mondiale Under 20 né nell'Europeo Under 21? Allora, no, perché il Mondiale Under 20 non potevo disputarlo come annata di età, mentre l'Under 21 aveva una squadra già costruita con ragazzi più grandi o comunque con ragazzi che già c'erano andati più tempo. Io sono stato contento di aver fatto l'ultimo stage e spero magari di ritagliarmi una possibilità per gli anni a venire, insomma. Grazie. Grazie. Grazie.